Trento Rise è nato proprio come associazione fra la Fondazione Bruno Kessler e l'Università di Trento. Proprio per favorire l'impatto anche sul territorio delle attività di ricerca e innovazione. Quindi è proprio, diciamo, l'obiettivo di Trento Rise è proprio quello di costruire questo legame fra la ricerca, fra le nuove tecnologie, fra l'innovazione tecnologica e l'innovazione che proprio avviene sul territorio, l'innovazione cosiddetta di servizio. E si sa che senza una non può esistere altra. Non basta la tecnologia per cambiare le cose, ci vuole anche un'innovazione organizzativa. Bis Bisogna anche parlare con gli attori del territorio, con le istituzioni che sono presenti e che vivono sul territorio. A questo proposito Trento Rise ha stipulato un accordo di collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini. Certamente, è proprio questo importantissimo, proprio per questo obiettivo, proprio perché Parlando con il consorzio dei comuni, proprio lavorando assieme con loro, proprio addirittura lavorando fisicamente assieme, no? come la famosa stanza, con il famoso ufficio che è sua Pova, assieme ai ricercatori, assieme alle aziende, ai nostri spin-off, ma le aziende che in genere fanno eh, ricerche, fanno eh, soprattutto mercato sulla parte di semantica, sulla parte dei dati, proprio lavorando assieme si riesce a costruire questo legame, questa cinghia di trasmissione. Noi come ricercatori abbiamo la bisogno di chi è sul territorio per capire le necessità e lavorare assieme a loro e costruire assieme appunto il comune intelligente, i comuni intelligenti, il territorio, le valli intelligenti e speriamo di dare il nostro contributo con le nostre innovazioni tecnologiche, con le nostre tecnologie che appunto sviluppiamo. Secondo lei quale deve essere il ruolo del Consorzio? Ah, il ruolo del Consorzio dei Comuni Trentini per questo obiettivo è indispensabile perché è esattamente chi ci permette di Parlare con eh, gli, gli attori, con gli attori del, del, del territorio, no? quindi è proprio eh, l'istituzione che ha la stessa lingua di chi opera sul territorio, dei comuni, degli operatori e così via e che può capire, visto che abbiamo lavorato in questo e abbiamo una forte intesa, può capire anche la nostra lingua, quella di chi fa ricerca e di chi vuole fare innovazione. Trento Rise ha però anche un respiro internazionale. Sì, io penso che questo sia indispensabile perché il territorio è importante però è importante che questo territorio sia inserito prima in una rete nazionale, per cui è importantissimo, tipo il Consorzio Nazionale, l'ANCI, no, dei comuni in Italia, ma anche in una rete europea e, come sappiamo, il Trento Rise è parte dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia. Quindi, con il suo legame con Helsinki, con Parigi, con Berlino, con Stoccolma e in Dove, ci dà anche la possibilità di confrontarci, di portare i nostri risultati fuori e anche di portare delle innovazioni da fuori verso, eh, verso il territorio. Questo è molto importante, è la stessa cosa che abbiamo venduto proprio all'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia, noi abbiamo detto noi vi portiamo un territorio perché ci vuole il locale per fare l'innovazione globale, perché è solo partendo dal locale che si possono sperimentare le soluzioni, si possono parlare con le istituzioni, si possono avere le comunità di utenti pronte a sperimentare queste nuove eh, soluzioni e questo ha avuto successo. In questo senso ci sono progetti o laboratori territoriali operativi? Sì, sì. sì. Abbiamo parecchie progettualità eh, che sono pronte con il consorzio dei comuni. Una molto interessante, secondo me, è quella di unire le nostre tecnologie con quell'esempio del Common Web che il consorzio dei comuni sta portando nei vari comuni del Trentino. Eh, ma non solo, abbiamo intenzione di lavorare su ad esempio i micropagamenti, abbiamo intenzione di lavorare su servizi innovativi di mobilità. Eh, che aiutano le persone a spostarsi senza dover, ad esempio, fare le code per chiedere un certificato. Questo non solo nelle città, no? perché si parla tanto di Smart City, ma in una realtà come la nostra, come quella del Trentino, sono importanti le valli, sono importanti le comunità. E quindi, proprio in queste comunità, tramite il consorzio dei comuni, stiamo parlando proprio con le comunità di valle, con i comuni, per portare questi progetti di mobilità, questi progetti di micropagamenti tramite il cellulare questi progetti appunto eh, di, di, che si basano sul common web, di portarli proprio sul territorio. Queste sono le progettualità. Un trentino è smart territory come da protocollo d'intesa. Esattamente. Sì, a me piace più il nome smart territory che smart city perché io credo che non bisogna limitarsi alle città urbane, no? E anche una cosa molto importante è l'idea delle comunità. Eh, non c'è solo la città come città fisica, ma l'insieme degli utenti, l'insieme dei cittadini che devono essere anche attori che lavorano assieme a costruire la nuova città intelligente, la nuova valle intelligente, il nuovo territorio intelligente.